This isn't a crisis of the birds and questa non è una crisi degli uccelli, degli alberi, delle api o dei rospi. È una crisi dell'uomo e di come viviamo noi, esseri spirituali in un mondo materiale. È iniziata così la conferenza interreligiosa per il clima e l'energia, organizzata al Jerusalem Press Club dal Centro Interreligioso per lo Sviluppo Sostenibile, con l'obiettivo di mettere a tema l'emergenza cambiamento climatico. Il motivo per cui ci siamo incontrati oggi, riunendo le autorità ebraiche, cristiane e musulmane di Gerusalemme e della Terra Santa, è mostrare che le alte cariche religiose tengono particolarmente a questa tematica. E così il giudice a capo dei tribunali islamici in Israele, Kadi Yah Zahara, il rabbino David Rosen, direttore internazionale affari interreligiosi, e il custode di Terra Santa, Francesco Patton, si sono confrontati su quella che gli scienziati reputano la più grande minaccia per la salute globale del XXI secolo. In un contesto in cui il clima si sta riscaldando da più di 30 anni, progressivamente e senza interruzione, con una temperatura media globale e una concentrazione di anidride carbonica da record, e impatti disastrosi su ambiente, economia e salute, i tre relatori hanno affrontato il tema da un punto di vista insolito. Noi come cristiani abbiamo un patrimonio di spiritualità ecologica che comincia con le prime pagine della Bibbia, perché le prime pagine della Bibbia parlano della creazione come opera di Dio affidata agli uomini, quindi c'è una responsabilità di tutta l'umanità nei confronti del creato. La prima indicazione all'umanità, data nel giardino dell'Eden ad Adamo ed Eva, è sviluppare e custodire la creazione di Dio, ovvero lo sviluppo sostenibile. Se non ci comportiamo in un modo sostenibile nei confronti del mondo, stiamo di fatto insultando Dio. So I would say environmental responsibility is the essence of a truly godly way of life. Educazione ed esempio personale sono due temi condivisi dai tre relatori. È indispensabile intervenire nelle scuole e negli ambienti religiosi per rendere i giovani consapevoli e ancor più è necessario dare l'esempio nella vita quotidiana. Essere responsabili del pianeta non solo per rispondere al compito dato da Dio, sottolinea Zahalha, ma per rispetto alle future generazioni. L'obiettivo, secondo il custode Patton, è la conversione ecologica. Cambiare se stessi per cambiare poi il mondo. In che modo? Agendo insieme a tutta la famiglia umana, come ha ricordato Papa Francesco nella sua enciclica Laudato Si, il cui titolo riprende il Cantico delle Creature del Santo di Assisi. Al di là del professare fedi diverse e del praticare religioni diverse, come uomini e donne di buona volontà, siamo tutti chiamati a prenderci cura di questi fratelli, di queste sorelle e, nel caso della Terra, di una sorella che per noi è anche madre.